Molte persone pensano che un'attività molto astratta come giocare a scacchi sarebbe la scelta migliore. Si può anche sostenere che è meglio fornire alla macchina i migliori organi di senso che i soldi possono acquistare e poi insegnarli a comprendere e parlare inglese. Questo processo potrebbe seguire l'insegnamento normale di un bambino. Le cose dovrebbero essere indicate e nominate, eccetera, eccetera. Ancora una volta non so quale sia la risposta giusta, ma credo che entrambi gli approcci debbano essere processati. Quello che vi ho appena letto è il passo introduttivo tratto dall'articolo con cui Alan Turing introduceva il suo gioco dell'imitazione. Come ho raccontato in un altro video di cui questo può essere considerato come l'ideale prosecuzione, Turing con questo gioco dell'imitazione propone un test che serve per capire, o quantomeno iniziare a capire, se la strada per progettare un'intelligenza artificiale è quella giusta. La sua idea infatti era quella di arrivare fino al punto in cui un'intelligenza artificiale fosse in grado di confondersi discorrendo con un essere umano, proprio con un essere umano. Torno a parlare di questo argomento perché nella storia di 10 pagine pubblicata sul Topolino numero 3510, Archimede Pitagorico e l'automa autoapprendente, di Giovanni Di Gregorio e disegnata da Federica Butticelli, si torna appunto a parlare di intelligenza artificiale. Applicata, guarda un po' il caso, e forse la cosa non dovrebbe stupire, visto lo scrittore, agli scacchi. Troviamo infatti Archimede mentre sta concludendo la progettazione di un antifurto in grado di apprendere dal mondo circostante quali siano degli attacchi, delle minacce al deposito e quali no. Finito ciò, Archimede decide di applicare tecniche simili per qualcosa di diverso, ovvero gli scacchi. La cosa interessante è che l'invenzione che tira fuori non è un semplice programma, ma una mano che è in grado di muovere gli scacchi. Nella storia di Di Gregorio è un po' come se Archimede avesse dato a Stockfish oppure AlphaZero una mano vera e propria, una mano fisica per muovere gli scacchi nel mondo fisico. In un certo senso quindi mette insieme entrambi gli approcci che sono raccontati nella citazione di Turing. Vediamo poi com'è che Archimede addestra la sua intelligenza artificiale all'inizio. In pratica, grazie a un'altra invenzione, digitalizza tutti i manuali e poi li dà in pasto alla sua mano scacchistica. E un approccio questo che apparentemente funziona fino a un certo punto. In realtà, se vediamo come Deep Blue è riuscito a sfidare e anche sconfiggere in alcune occasioni Kasparov all'epoca, possiamo capire come in realtà l'approccio manualistico, ovvero dare in pasto dei manuali a un'intelligenza artificiale, o per meglio dire utilizzare i manuali per costruire un software scacchistico, è in ogni caso un approccio intelligente per quel che riguarda un gioco di scacchi, un computer scacchistico. Il grosso problema è che in questo modo il motore scacchistico perde un elemento che in qualche modo continua ancora oggi ad avere una certa importanza, ovvero la creatività. E allora ecco che entra in gioco il secondo approccio che insieme all'approccio manualistico ha indirizzato i programmatori nella creazione dei nuovi motori scacchistici, ovvero usare delle reti neurali in grado di apprendere dalle partite giocate, nel caso della mano scacchistica di Archimede, dalle partite presenti nel database, nel caso invece dei motori scacchistici più noti. A questo inoltre viene anche aggiunta la capacità del motore scacchistico stesso
di riuscire a calcolare diversi sviluppi anche con una profondità di diverse mosse, 14, 15, 20, 40, 100, il proseguo di una partita a partire da una data posizione. La cosa interessante della storia è che l'intelligenza artificiale programmata da Archimede è così raffinata che alla fine del torneo rivela di essere stata in grado anche di disimparare il modo corretto di giocare a scacchi. Probabilmente arriverà a un'intelligenza artificiale in grado persino di disimparare e, in un certo senso, la vera e ultima sfida per chi in questo campo ci lavora. Arrivati a questo punto, lasciandovi il solito articolo sulle reti neurali applicate all'astronomia, di cui vi ho già messo il link in altri video, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E quindi, saluti a tutti e mi raccomando, giocate a scacchi!